Il comune di Teggiano è tra i partecipanti al progetto Cuore, che prevede un'indagine sullo stato di salute della popolazione adulta condotta dall'Istituto Superiore di Sanità. Uomini e donne di età compresa tra i 35 e i 74 anni, selezionati casualmente tra i residenti di Teggiano, potranno dunque effettuare degli esami gratuiti per valutare il proprio stato di salute. Ne dà notizia l'amministrazione comunale, precisando che l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute sono da anni impegnati nella sorveglianza, prevenzione e contrasto delle malattie non trasmissibili, nonché nella ricerca delle cause che le determinano, anche attraverso la conduzione di indagini volte a descrivere lo stato di salute della popolazione adulta in Italia. Nel 2023 è stata avviata una nuova indagine che si propone di valutare la distribuzione dei fattori di rischio delle malattie non trasmissibili e la prevalenza di alcune condizioni a rischio, favorendo l'individuazione degli ambiti in cui è necessario realizzare strategie di prevenzione, diagnosi e assistenza. L'indagine si svolge in diverse regioni italiane e in Campania, fanno sapere dall'amministrazione. Il comune di Teggiano è stato prescelto per partecipare all'indagine grazie alla collaborazione dell'ASL Salerno, Dipartimento di Prevenzione e Servizio Epidemiologia, di cui è responsabile la dottoressa Anna Luisa Cagliazzo. I cittadini teggianesi scelti casualmente riceveranno l'invito mediante lettera postale e verranno sottoposti gratuitamente ad esami come la misurazione della pressione o il prelievo di sangue e alla raccolta di informazioni sugli stili di vita attraverso questionari presso l'unità operativa Prevenzione Collettiva di cui è responsabile la dottoressa Rosa Dalvano presso l'ex ospedale di Sant'Arsenio. L'indagine è coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità e promossa dal Ministero della Salute. Per il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia, l'iniziativa rappresenta un'importante opportunità ai fini della prevenzione e della ricerca in ambiti che presentano un'importante incidenza sul sistema sanitario nazionale e in termini di salute pubblica, quali quelli delle malattie non trasmissibili. Invito, ha affermato, i residenti di Teggiano selezionati ad aderire all'indagine, come riportato sulle lettere di invito, per prenotare l'appuntamento per la visita al fine di controllare il proprio stato di salute, contribuendo alla conoscenza dello stato di salute della popolazione italiana e della diffusione di fattori di rischio di patologie incisive e rischiose, con positive ricadute sulla salute pubblica e sulla qualità della vita.